Ciao a tutti, benvenuti, bentornati nel mio canale. Abbiamo capito che farò un video ogni morte di papa. Oggi avevo tanta voglia di registrare, ne ho registrati tipo 6 quando non giravo da almeno 3 mesi. Quindi sono molto coerente con quello che dico. Comunque sto cercando di ritrovare un equilibrio e questa cosa stronzata la dico da ormai tipo 2 anni. Volevo parlare di una cosa che mi sta a cuore, premettendovi che tra tipo 2 giorni, perché domani è lunedì, cioè oggi quando state vedendo questo video è lunedì, io mercoledì proverò a fare un esperimento sociale a Roma che parlerà del Green Pass e del vaccino. Quindi vorrei capire un po' l'opinione pubblica della gente che incontro in giro e portarvela sul canale, così mi sono svegliata con la voglia di fare video. Ho cambiato postazione per quale motivo? Un po' per farvi vedere la pancia, è stata un po' casuale perché non credevo che... Insomma, però è perfetta. Un po' perché... c'ho un po' di disordine in camera, ecco. Guardate qua, non c'entravo sul letto, non entrerei neanche sdraiata per terra perché c'ho una marea di roba in giro. Allora, evitiamo di riparlare del motivo per cui non faccio più video. Comunque vi ringrazio perché mi avete mandato un sacco di messaggi, commenti in cui mi chiedevate di tornare, in cui mi dicevate che vi mancavo, e per questo motivo io sono tornata per ora. Cioè, mi si è proprio acceso qualcosa nello stomaco che mi mancavate pure voi. Vi dico anche che ho un come si dice, canale TikTok in cui ho già affrontato questo argomento di Camila Cabello, e mi chiamo Polpetta per Amica perché qualcuno mi ha fregato il nickname, quindi senza una davanti. Polpetta per Amica, seguitemi se vi va. Praticamente l'argomento di questo periodo è Camila Cabello che si è ingrassata. Ormai parlano tutti di questo, io vedo un sacco di video su TikTok, non so veramente come faccia quella ragazza a stare così tranquilla, cioè spero che mentalmente stia bene, perché purtroppo anche se ci facciamo vedere felici molto spesso, i commenti degli altri ci feriscono e ci portano a uno stress emotivo indecifrabile, proprio inquantificabile, scusate. Innanzitutto, guardatemi, io avrò messo 10 kg in un anno, non sto scherzando. E tuttavia sto bene così perché prima mi ero dimagrita molto e come sapete non sono stata molto bene. Adesso sto bene con me stessa. Mi fanno troppo ridere le persone che ancora pensano che una persona grassa o in carne non possa attrarre nessuno, non possa rimorchiare, veramente. Perché poi da che pulpito viene la predica? Cioè, se noi persone grasse non rimorchiamo, voi che vi credete di essere? Non è che vi sto insultando, vorrei soltanto capire perché vi sentiate superiori a noi. Cioè, non... i corpi sono belli tutti, dipende uno da come li sfoggia, diciamo. Sapete, c'è un detto che dice: il nostro corpo non è altro che il tempio della nostra anima, il contenitore della nostra anima. E tu lo puoi curare, non curare, l'anima sì, è quella che importa di più, però più ti fai vedere sicuro di te, più ti fai vedere che ti apprezzi e più gli altri ti apprezzeranno. Il detto era solo la prima parte della frase, poi ho improvvisato, dettagli. E quindi mi chiedo perché la gente ancora caghi il cavolo riguardo il peso di qualcun altro. Cioè, io mi sento male a leggere i commenti di Camila Cabello che poraccia se ne va in giro a fa jogging e non può manco vestirsi come gli pare, perché sennò ci stanno quelli che: oh, ma che è incinta, oh, ma com'è diventata, ma che gli è successo, ma che ha fatto. Cioè, ma qual è il problema? Che poi fanno delle domande retoriche: ma che ha fatto, ma che gli è successo, ha mangiato un po' di più? Oppure ha mangiato? Cioè, che ne sapete voi del prima? Magari prima Camila era più magra, ma non stava bene con se stessa, magari non mangiava. Non potete mai sapere cosa ci sia dietro la situazione, la vita di una persona, no? Quindi tutta sta gente che si sente di dare giudizi alla cavolo di cane, io proprio non la comprendo. Cioè, veramente, vi sentite tutti in diritto di giudicare, neanche fossimo a un concorso di bellezza, che poi la bellezza è relativa. Io mi sento bella e probabilmente Camila si sente bella, altrimenti non andrebbe in giro come gli pare e darebbe retta a voi che continuate ad insultarla come se niente fosse. Vi dico anche che se ho messo un titolo che magari ha urtato la vostra sensibilità, tipo Camila quanto sei ingrassato, oppure Camila adesso sono più magra io di te, cose così, è soltanto perché, come sapete, mi conoscerete, ormai sono anni, insomma, uso
titoli clickbait, diciamo, non clickbait, esagerati per attirarvi e per farvi vedere e ascoltare attentamente quello che ho da dire. Però assolutamente io non ho nulla in contrario, cioè, ma non, per me non siete normali, passate il tempo a giudicare, passate ogni secondo della vostra vita a dire oddio, ma quella come si è ingrassata, mamma mia, ma come ha fatto? E che gli è successo? Il suo fidanzato non la merita, dovrebbe stare con qualcun altro, ma come hai fatto a mettere con una così? Cioè, ma i cazzi vostri? Cioè, me lo domando proprio, ma i cazzi vostri quando ve li fate? Io ringrazio l'essere in carne, perché secondo me se io non fossi stata in carne avrei incontrato il triplo dei casi umani, forse anche di più, che ho incontrato ad oggi, essendo così. Perché anche se io sono convinta che l'aspetto esteriore non conti quanto quello che hai dentro, e se mi dici, ma quella è bella o brutta, tutti dicono che è brutta, allora deve essere brutta per forza, io è capace che ti dico che è bella perché per me siamo tutti belli. Per me abbiamo tutti delle particolarità tali che ci rendono belli. Quindi io vi giuro, non ho mai detto che uno è un cesso, è brutto. Magari i primi anni della mia esistenza sono stata, sì, una stronza, magari ero confusa anch'io su cosa fosse giusto e cosa fosse sbagliato, ma poi crescendo, già dalle elementari in poi, ho capito che l'importante non è apparire come gli altri vogliono, l'importante è apparire come vuoi tu, stando però bene con te stesso, col tuo corpo, non avendo problemi. Io tutti questi che giudicano veramente non li capisco, cioè parlate tanto di noi, ma che ci dovete fare con noi? Cioè perché parlate di Camilla? E vi dà tanto fastidio che abbia messo qualche chilo in più? Chi siete? Siete i fidanzati di Camilla? State insieme? Siete voi che ci dovete andare a letto? Siete voi la persona che deve conquistarla? No, non ve caga nemmeno. Cioè, c'ho talmente tanta fama, soldi, a un ragazzo d'oro che chi ve se incula? Cioè, voi state parlando dietro uno schermo. Ma questo è un discorso per Camilla, ok? Ma lo estendo a tutto, anche a quello che viene spesso detto a me. Cioè, sei ingrassata troppo. Non so come ho detto ingrassata, ma stavo inceppata. Sei ingrassata troppo. Sei brutta. Sei cessa. Chi te se fila? Cioè, ma chi ve se fila a voi? Io non capisco, non capisco, continuo a non capire questo mondo, però mi rincuora il fatto che ci siano più persone pronte a darsi una mano e più persone pronte ad accettarsi per quello che sono. Io mi accetto per quella che sono e... Ah, tra l'altro, vabbè, poi vi faccio un altro video riguardo questo. Ma avevo fatto pure un post su Instagram. A me al mare è stato detto di nuovo che sono un'ipocrita perché se io potessi dimagrirei. Ma io non è che non posso, cioè non è che qualcuno mi ha fatto una maledizione e mi ha detto tu non devi dimagrire, sei condannata ad essere in carne per sempre, è inutile che ti impegni. Cioè se io voglio dimagrisco, ma non mi va. E non è per pigrizia, non mi va nel senso che... Io sto bene così, cioè non vedo nulla di sbagliato in me, però ve ne parlerò poi magari in un altro video, così con la scusa ne faccio un altro ancora e non mi riblocco di nuovo. Non so se state capendo i miei ragionamenti, parlo sempre da sola. Concludo questo video chiedendovi, voi vi sentite a vostro agio col vostro corpo? Vi turba quando una persona si ingrassa? Vi turba che Camilla stia così bene con se stessa? O che io sto così bene con me stesso? Se sì, perché non ci bloccate? Poi c'è sta gente che sta sempre a commentare, ma che è incinta? Cioè, se secondo voi ogni persona in carne è per forza incinta, probabilmente adesso la popolazione dell'intero universo sarebbe... Sì, quintuplicherebbe? Vabbè, sarebbe il quintuplo. Anzi, molto di più. E lo stesso riguarda me, lo stesso riguarda te che stai a guardare questo video, ma che te ne frega del parere dell'altro, fregatene altamente. E devi stare bene con te stessa e stop. Ripeto, concludo questo video facendovi vedere la mia panza, perché mi pare giusto. Tiè. Ho la forma della panza molto simile a quella di Camilla. Spero urti la vostra sensibilità, così imparate a farvi un par dei cavoli vostri. E ciao ragazzi, vi si ama, alla prossima. Ultima cosa, scusate, io studio cinema e mi piacerebbe fare recensioni, recensire film con voi. Ad esempio, ho visto un altro film Netflix, A Classic Horror Story, che non so se in italiano l'abbiano tradotto come una classica storia dell'orrore, perché non mi ricordo il titolo in italiano, ma spesso li cambiano. E quindi cercatemi su Instagram una polpetta per amica se vi va.
e anche su TikTok Polpetta per Amica faccio video ogni tanto. Vorrei pubblicare anche qui delle recensioni, ma non ne ho idea. Avevo pensato anche di aprire Twitch, anzi l'ho aperto, però non so come gestirlo, sono negata, mi cago addosso. Ok, sto parlando di nuovo da sola, beh, se ama non ve ne frega nulla, però ci risentiamo, ciao.